Ricapitolando, un iniettore di cemento subacqueo e poi quanto? Una trentina di pali? Sì, più o meno. Fai anche che li facciamo sottili sottili da 90, poi dobbiamo aggiungerci 10 operai specializzati. Fai anche che li prendiamo calabresi, senza assicurazione, senza contributi. Fai anche che l'ultima settimana li mandiamo a cagare con una scusa e non li paghiamo un cazzo. Cioè, qua ci partono 100 milioni. Se togliessimo il cemento? Perdiamo mica via per 700.000 lire. 700.000 lire? Dove li hai presi tutti questi soldi? Di solito li rubo dalla cassaforte di mio padre. Non se ne accorge? Sì che se ne accorge, 700.000 lire. Do la colpa dei calabresi che lavorano per lui. Ah. Poi lui li denuncia, boh, a volte gli licenzia, non so. Sai che ci siamo, spegni il motore, spegni. L'isola delle rose. L'ultimo lavoro di Sidney Siviglia. Il regista di Smetto quando voglio, il produttore di insieme a Fandango e Matteo Rovari, che è il produttore di Smetto quando voglio, il produttore e il regista premiato con Davide Donatello. Insomma, una grande, grande produzione che affascina il cuore. Certo che questa grande produzione ci manca vederla nella magia del grande schermo, e l'avremmo vista con piacere, perché come al solito Elio Germano non tradisce, come non tradisce Sidney Siviglia, ma come è spettacolare anche il fatto di un riconoscibile Luca Zingaretti. Quindi faccio i complimenti a chi ha messo la parrucca, il trucco, a Luca Zingaretti, veramente i complimenti. L'Isola delle Rose è un film bello, apposta, una storia vera che io non conoscevo, e grazie a Sidney Siviglia e a Matteo Rovere abbiamo conosciuto una storia del 68, una storia che comunque sia ancora di più mi mette la voglia di lottare per quello che credo. Chi mi conosce lo sa bene che io sono una voce fuori dal coro, e anche nel dire se un film vale la pena o no, e questo vale la pena. È una storia convincente di... È una sorpresa, dai, vedetelo. Vedetelo e poi mi scrivete se volete, però comunque è una lotta di crearsi le proprie aspettative per uno che cosa crede che sia giusto. E comunque ben recitato, e come al solito non mi posso scordare mai gli inizi di Sidney Siviglia, quando l'ho conosciuto al Luci Cinema Smarconi a Roma con la proiezione di Smetto quando voglio, sua prima opera, che comunque sia continua a valere fortemente. E quindi se avete tempo, volontà, io farò anche quest'altra cosa, questa trama la pubblicherò in diversi nomi di cinema, perché per far valere sempre che i prodotti, prima che passati in televisione, si hanno la stretta prova che vincono con le sale, perché con Roma, con... Sulla mia pelle, con l'altro film di Martin Scorsese che adesso non mi viene il nome, abbiamo dimostrato che le sale valgono, e che i prodotti valgono visti in sala, e nella speranza e nell'attesa che le sale riapriranno, e nell'attesa